Una consuetudine piacevole e intramontabile passano gli anni, ma quello del picnic risulta essere un rito a cui gli italiani non sanno proprio rinunciare. Nella splendida cornice di Villa Banfili va in scena un evento dedicato al tema, occasione ideale per analizzare gli ultimi dati raccolti da Ipsos, secondo cui nel 2018 sono in aumento le persone del bel paese che non vogliono rinunciare ad una bella scampagnata, immancabili nel cestino il pane e il salame, possibilmente il cacciatore italiano DOP. Dalle ultime ricerche fatte, ben il 71% degli italiani porta durante la propria gita il panino accompagnato con il salame, e il cacciatore, essendo il prodotto DOP della salumeria più consumato in Italia, è il testimone ideale di questo piatto. Look, abbigliamento, tovaglie, cibo, bevande, utensili, tutti aspetti che non vanno snobbati per fare bella figura. D'altronde il bon ton vuole sempre la sua parte. Consiglio sempre colori accesi, vivaci, la giacca può andare bene anche per l'uomo, uno spezzato, un bel abito intero. Si può anche stare per gli uomini solamente con un pantalone e una camicia. Per le signore mi piacciono molto delle gonne un po' colorate, mi piacciono. Oppure anche dei comodi pantaloni e magari una bella camicia di seta. Per fare un picnic fatto bene, mi raccomando, di rigore deve essere anche ciò che noi andiamo a mangiare. Quindi mangiare del foie gras in un picnic è una cosa che è molto grossier. È molto meglio utilizzare un bel tagliere di salumi, il salame, il prosciutto, il nostro pane, magari un pane fatto con dei cereali particolari, del formaggio spalmabile, un bel pinzimonio, cose che sono facili da preparare, da conservare e da mangiare. Allontanarsi dalla frenesia metropolitana e godersi il bel tempo con un pasto sano e nutritivo, se il meteo non fa scherzi, tanto vale concedersi un bel picnic in compagnia.